Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova gara malata. Oggi vorrei iniziare una nuova serie dove io sarò ospite di attività che fanno altre persone. Difatti in questa lobby c'è il 98% di francesi, ci sono appunto soltanto ed esclusivamente francesi. Difatti guardate come spengono sti maledetti, quindi Italia versus Francia in azione. Raga, lasciate un pollicione in su per darmi la vostra energia e poter sconfiggere tutti questi francesi. E quindi raga, visto che siamo contro la Francia, non potevo che non scegliere quest'auto qui ragazzi, la Italy GTB. Quindi andiamo a punirli a sangue. Non so se in questa lobby di francesi c'è qualche youtuber appunto francese, ma penso di sì. Non so però se è molto popolare o meno, però moltissimi avevano il tag di YouTube di qua, di là, a destra, a sinistra. Quindi raga, andiamo a punirli a sangue. Quindi spingiamo. Wow, wow, dove è andato? È sparito. È sparito raga. Vabbè, andiamoci a fare questo wall ride, va là. Cerchiamo di concentrarci, perché questa gara qui, se non sbaglio, dura tra virgolette più del solito. Ovvero dovrebbe durare intorno ai 5 minuti, se non ricordo male, o almeno dalla lunghezza dell'olo della gara. Guarda questo! Ho capito raga che qua i francesi, a forza di mangiare il formaggio, sono belli aggressivi, eh. Allora, intanto siamo primi. Bistard è primo su una lobby da oltre, credo, 20 persone, 25, quante cavolo ce n'erano, mi sono completamente dimenticato il numero. E in pratica, che cavolo se lo aspettava ragazzi, che una roba del genere ti lanciasse. Guarda ancora! Non esplodere, non esplodere, girati! Oh là! Questo raga è un passaggio che è abbastanza tosto, Quindi riprendiamo la nostra posizione, siamo ottavi. Va bene, adesso quinti. Ci può stare raga. Allora, dovete subito lasciarmi un like e un commento immediatamente, perché avevo questa idea in testa nel fare gare malate contro appunto essere io l'ospite e vedere i vari concorrenti che ci sono su GTA ragazzi, le varie lobby, perché questa qui è una lobby completamente di francesi, però mi capitano anche spesso lobby magari di inglesi e porca vacca quello lì lo stavo centrando, e vedere un po' anche gli altri concorrenti, perché io le gare malate le faccio sempre sia con i membri della mia crew, perché sono nella mia crew e quindi ci gioco assieme, cioè è logico, e sia anche con persone un po' così a caso. Però non trovo mai una lobby immensa di francesi o altro. Ah, vedete, secondo giro e siamo secondi, bene. Cioè non trovo mai, vi stavo appunto dicendo, lobby enormi di persone a caso, perché io non è che aspetto lì 18 anni per fare una gara e poi altri 18 per farne partire un'altra. Qua invece ho avuto fortuna che mi hanno invitato, il titolo della gara mi come si dice, mi incuriosiva e quindi ho accettato. Quindi non lo so, mi piacerebbe vedere un po' una nuova serie tra virgolette io contro il mondo su GTA, per vedere anche gli altre, porca vacca, gli altri giocatori delle altre nazionalità come si comportano, chiaramente, perché in Italia si sa un attimino almeno com'è, diciamo, il livello, le gare che uno può invitare o altro. E invece in Francia o altri giocatori che mi invitano a caso di qua di là hanno gare completamente diverse, perché i titoli delle gare, i tag sono completamente diversi chiaramente da quelli che puoi scrivere te in inglese o in italiano. E quindi ogni tanto ci sono veramente delle gare entusiasmanti che mi piacerebbe riuscire a portarvi. È un attimo ardua come cosa, non è così semplice come fare un gare malate mio solito. Però ragazzi, volendo, mi piacerebbe riuscire a portarvi qualcosa. Questo era il pezzo, ok, che l'abbiamo fatto adesso senza problemi. E siamo primi, maledetti. No, siamo primi. Oh, la punizione divina qui ragazzi. Con la Italy non si sconfigge. Bistard domina anche la Francia, che qua eravamo veramente in tanti, come avete visto anche all'inizio, tutti che spingevano di qua di là. Avevo perso un macello di posizioni, poi moltissimi sono esplosi come dei mini ciccioli. Quindi dai, devo dire che mi sono comportato abbastanza bene. La gara
come vi avevo detto, appunto, dura intorno ai 5 minuti. Quindi anche questa qui ci può stare. E adesso diciamo che è il giro della vittoria, quindi non dovrebbero esserci più assolut- cioè non ci dovrebbe essere più nessun colpo di scena. Io spero, ragazzi, che questi qui della lobby mi rinvitino e così ci facciamo un'altra bella garetta. Altrimenti, raga, questo qui è solo un test e fatemi sapere sotto giù nei commenti. Quindi qua da Bistar è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.